Volete dirci qualcosa? Se avete toccato Francesca, forse volevate attirare la sua attenzione. Qui il padre delle due gemelline, il signor Evasio, Evasio, sì. il signor Evasio, vuole dirci qualcosa? Ciao amici, benvenuti sul canale e benvenuti nel video del dopo ispezione. Oggi sono da solo, però cercherò di mettere in piedi due parole che siano insomma esaustive affinché possiate comprendere e capire ciò che abbiamo provato al cimitero di Darola. Ecco, questo cimitero a detta di molti, se non di tutti, infestatissimo, dove addirittura se si entra si è posseduti o cose di questo tipo. Allora, per l'ennesima volta, ragazzi, siamo andati lì, io ci sono stato 3 volte. Due con Lara e una volta con Francesca, e onestamente, ragazzi, non è successo niente. L'avete visto, se non cose un po' particolari. Quando dico niente, intendo niente di eclatante. Ecco, mi piace sottolineare questa cosa perché poi lunedì avete visto alcune cose anche parecchio interessanti. Però ecco, tra il vedere qualcosa di interessante o vedere i demoni, ecco, ci passa, insomma, ci passa il mare di mezzo, ecco. Quindi i demoni non li abbiamo sentiti, abbiamo addirittura usato i famosi attrezzi del mestiere che il 95% di chi fa il nostro mestiere, anche se noi non ci riteniamo ghost hunter puri, hanno, ossia quell'estrapolatore di vocaboli a caso che nel nostro caso, ecco, scusate il gioco di parole, non hanno prodotto nessun tipo di messaggio che abbia avuto un senso, insomma, e men che meno. Insomma, la Ghost Box, noi molto ironicamente abbiamo messo anche Paolo Villaggio per ribadire che è una ca pazzesca. Ecco, effettivamente è così, ragazzi, è uno sfrequenzatore di canali di radiofonico che non ha nessun senso. Quel poco che abbiamo sentito non aveva senso, è venuto fuori un 59 che non so cosa significhi. Insomma, avete visto, ma noi siamo andati avanti anche oltre. Poi ovviamente non vi abbiamo messo tutta la sessione, se no interrompevate il video prima che finisse, insomma, per cui vi garantiamo che se durante la visione non avete visto niente, ecco, da soli abbiamo visto ancora di meno. Stessa cosa dicesi per l'estrapolatore di vocaboli, ecco. Ecco, detto questo, e quindi avendo già subito esaurito la parte dolente dell'indagine di lunedì, mi attacco un pochino a quello che ha detto Francesca, e secondo me ha detto una gran verità, ossia che quel posto lì ormai è scarico, anche i fantasmi, ammettendo che ci siano stati in passato, se ne sono andati, proprio non c'è più niente. Ecco, detto questo, abbiamo comunque avvertito alcune cosine particolari. Allora, in primis, mi metto io in prima linea perché sono qui da solo. Ecco, quando sono stato lì in prossimità della cappelletta che c'è vicino alla cappella più grossa, quindi a dove c'erano sepolte probabilmente delle persone, ecco, lì io ho sentito dei passi piuttosto marcati. Avete visto, io facevo la distinzione tra i miei passi e quelli che non erano i miei. Ovviamente ho messo subito in gioco il fatto che potrebbero essere stati animali, ma come dissi nel video di lunedì e come ribadisco adesso, ecco, un animale che sia un gatto, un topo, un cane, anche un cane, non potevano produrre passi umani. Potrebbe essere stato un cinghiale che è molto più pesante, quindi può simulare in qualche modo il passo umano, ma di cinghiali per nostra fortuna non ce n'erano. Quindi ecco, quello forse è la stranezza più grossa, e tanto più che, insomma, io sono anche andato 30 metri indietro, anche 40, verso l'uscita per vedere se c'erano i vivi, perché di quelli bisogna aver paura, ma non c'era nessuno. Esaurita la mia parte, passiamo alla parte girata in chiesa. Allora, Francesca si è sentita tirare lo zaino. Ora, Francesca è una persona sulla quale ci mettiamo le mani non nel fuoco, ma veramente nel rogo, ecco, perché ci fidiamo ciecamente, quindi sappiamo che se l'ha detto è perché è successo. Lara ha visto un'ombra e
la stessa Francesca ha chiesto di riprodurre un rumore che aveva prodotto lei in quel caso con i piedi, ecco, ed è stato in qualche modo ripresentato molto alla lontana, non proprio preciso come l'aveva fatto Francesca, però si è sentito qualcosa subito dopo il suo, diciamo, input. E, altra cosa, cosa è successo? Ah, la griglia laser. La griglia laser secondo me è stata abbastanza interessante. Considerate, ragazzi, che io la griglia laser la usai tantissimi anni fa, poi non la usai mai più, anche perché non la trovavo. Ecco, proprio è lì nell'armadio dove tengo telecamere, mica telecamere. Ecco, ma lì la griglia era sparita. L'ho ritrovata e l'abbiamo usata. L'abbiamo usata e devo dire che, a parte i due muri laterali della chiesetta, la parte centrale è stata parecchio interessante, perché il rosone che avete visto sopra l'altare, che copre quelle, insomma, indecenze con scritto 666 più che e compagnia cantante, insomma, ecco lì, e in mezzo al rosone sembrava quasi che il rosone stesso facesse corpo, desse corpo a se stesso e quindi offuscasse la griglia. Cosa peraltro quasi impossibile, perché poi l'ho provata anche in casa, e se punti su una parete colorata non è che la griglia cambia, rimane la griglia, perché comunque non va in base al colore di fondo, rimane quella che è. Io l'ho provata in casa su pareti di colori diversi, per cui non mi ha dato segni di nessun tipo in questo senso. Mentre lì si era completamente oscurata, Lara addirittura ci ha visto un volto, e, chiamiamola pareidolia, chiamiamola come si vuole, però ci ha visto un volto. Ma la cosa incredibile è che effettivamente le lucine si erano in qualche modo offuscate, affievolite, quasi spente. Abbiamo girato la griglia verso il muro di sinistra rispetto a dove ci trovavamo, e addirittura tutte le, diciamo, i puntini, ecco, per parlare in maniera semplice, erano un pochino più scuri del solito, ed improvviso si sono assolutamente illuminati molto forte. Ecco, questa è la cosa veramente che non riesco e non riusciamo a spiegarci. E per il resto, ragazzi, non è successo assolutamente niente. Sono rumori, sono cose che possono sentirsi anche in un appartamento in pieno centro città. I rumori ci sono, sia che uno abiti in un caseggiato, sia che uno abiti in campagna. In campagna, mi viene da dire, è più probabile, perché animali e cose del genere, o trattori, o insomma attrezzi agricoli, possono produrre rumori che, se non li si conoscono, si possono scambiare per altro. Però, ecco, a parte i rumori, che ripeto sono spiegabilissimi, scusate, mi è andata via la voce, e per un cantante è brutto, e, a parte i rumori, ecco, non è successo niente di eclatante. Quindi griglia e Francesca che ha in qualche modo sentito lo zaino abbassarsi. Ribadiamo che non siamo assolutamente estimatori di questi oggetti del mistero, ossia il REM, chiamiamolo REM, piuttosto che della Ghost Box o altre cose simili, anche se ci incuriosiscono, perché alla fine sono curiose e come tali ogni tanto le infiliamo nelle indagini per vedere se il nostro scetticismo è talmente cocciuto che quindi varrebbe la pena ogni tanto provarci, o se invece effettivamente, come conferma il caso, e non è il caso perché viene confermata ogni volta, sono un po' fesserie, insomma. Detto questo, mi scuso se mi sono prolungato, comunque quello che c'era da dire era questo. Ringrazio Francesca ovviamente per essersi unita al team, non sempre lei può perché abita a Torino, e ovviamente ringrazio Lara. Al prossimo video, e grazie per la visione. Se vi è piaciuto questo video, ma soprattutto l'altro, mettete un like, condividetelo e parlate bene o parlate male, purché ne parliate. Ciao!